A Ponte Sasso di Fano sale la protesta per lo stato di degrado del rio Crinaccio e della spiaggia dove finiscono gli scarichi a cielo aperto. Attenzione alle truffe, si moltiplicano ogni giorno le segnalazioni di persone anziane alle prese con personaggi senza scrupoli che tentano di spillare soldi nei modi più disparati. Sarà Paolo Fresu, uno dei maggiori esponenti del jazz italiano, ad aprire la 22esima edizione del Fano Jazz by the Sea, con tanti nomi della musica ed eventi collaterali. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. A Ponte Sasso di Fano i residenti e gli operatori balneari sono sul piede di guerra contro il comune di Fano per lo stato di abbandono in cui versa il rio Crinaccio e la spiaggia adiacente. Vediamo. Le perturbazioni dei giorni scorsi hanno provocato disagi in molte zone del territorio. A Ponte Sasso di Fano, ad esempio, ogni volta che piove si creano gli stessi problemi da 2 anni. Oltre alle difficoltà incontrate dal titolare di una concessione balneare, si aggiunge il malumore di turisti e residenti. Praticamente non fa più il rio Crinaccio, fa il rio Crinaccio, ci scarichiamo le acque del depuratore e adesso ci hanno incanalato anche le acque reflue della terza corsia, quindi siamo a cavallo e praticamente fa 3 lavori e non può riuscire a farli tutti e 3 e da qualche parte deve fare danni. E questo la giunta comunale bisogna che prenda provvedimenti. Quindi ora che cosa chiedete alla giunta comunale? Ah, prima di tutto di sistemarci la spiaggia, perché così non si può andare avanti, perché qui ci sono circa 1500 persone che vengono al mare tutti i giorni e che passano anche lì sotto, e praticamente perlomeno di tenerlo pulito. La sua barca in realtà non la può utilizzare da oltre un mese. Assolutamente sì. Dal manufatto di cemento al mare compete al comune, quindi il comune non ha messo più tubi dal 2012 e non ha fatto nessun niente, neanche il rimpascimento, non ha messo su una palata di sabbia, né il comune né l'ASET. Nessuno di loro si è preso cura di questo posto, però noi abbiamo pagato una concessione a gennaio, sia al demanio comunale che una tassa regionale. Ma non gliene puoi fregare di meno. Ma il comune ne è a conoscenza? Certo che ne è a conoscenza, da anni, perché dalla vecchia giunta Guzzi, e quando c'era l'assessore Cucuzza che veniva solo a fare sopralluoghi, niente di fatto, come vede. I bambini qua fanno il bagno quotidianamente? Sì, che qui fanno il bagno in questa fogna a cielo aperto, anzi giocano proprio volentieri qui, perché evidentemente, non so, sono attirati da questa... da quest'acqua sporca, malsana. Cioè io credo che sono cose che vanno al di fuori di ogni logica. Che cosa aspettano a sistemarla? C'è una vergogna, io provo solo vergogna. C'è stata anche una proposta, ovvero la realizzazione di un ponte. Di un ponte, però a spese dei titolari, i contigui stabilimenti. Tenga presente che qui, quello segnale indicato da queste cose, è in concessione e noi paghiamo la concessione da tanti anni. Che cosa chiede alla nuova giunta? Che spendano qualche lira anche per noi, per compensare qualche milione che gli abbiamo dato. Solo questo. L'amministrazione comunale di Fano è stata sempre buona, non è male, non è male, le cose si fanno perché ci vogliono i soldi e tutto, però dacci un po' da fare. Adesso avete perso un mucchio di che se ne andate con Mondolfo. Vedi, se va avanti così andiamo anche noi con Mondolfo. Adesso parliamo di truffe. Vi leggiamo una segnalazione di una tentata truffa che è avvenuta questa mattina vicino al centro commerciale San Lazzaro. Siamo in un quartiere di Fano. Questa segnalatrice scrive così, ve la leggiamo così che possiate fare attenzione. Questa mattina verso le 11 a San Lazzaro, nella via di fronte alla chiesa Gran Madre di Dio, via Giansanti, un signore distinto, ben vestito, di mezza età, capelli brizzolati, alto circa 1,70 m, 1,75 m, spacciandosi come un orafo,
ha fermato mia mamma che stava andando al supermercato appunto del centro commerciale, tentando con ogni mezzo di dargli un cofanetto con dentro un anello, spacciandolo come un regalo che mio fratello avrebbe dovuto donare alla moglie. Il tutto dicendo a mia mamma che aveva appena parlato al telefono con lui e che doveva consegnare questo oggetto appunto a lei, a mia madre, dietro il pagamento della somma di 200 euro. Oltre questo doveva anche ripulire la catenina che mia madre aveva sul collo. Lei, insospettitasi, ha rifiutato il tutto e per tutta risposta ha cominciato a camminare un po' più velocemente. Poi, una volta raggiunto un po' più di distanza, un poco più avanti, ha iniziato ad inveire e ad urlare contro di lui, spaventandolo, per spaventarlo, insomma. A quel punto il signore, presunto truffatore, chiamiamolo così, si è messo a correre dileguandosi per le vie limitrofe. Mia madre si è dovuta fermare nella farmacia del centro commerciale perché era diventata pallida e ha rischiato di non sentirsi troppo bene. Se può essere, scrivo questo perché se può essere utile a qualcuno, sarebbe bene avvisare la cittadinanza, perché questi truffatori colpiscono sempre di più le persone anziane. E noi, leggendovi questa segnalazione che abbiamo ovviamente postato su Facebook, sui nostri social network e anche sul nostro sito internet, lo abbiamo fatto anche all'interno di questo telegiornale, perché l'informazione e queste segnalazioni non sono mai troppe. Tant'è che poco dopo, quindi poco fa, quando dopo aver postato questa segnalazione, un'altra nostra lettrice, commentando questa segnalazione sulla pagina Facebook, ha scritto: due giorni fa, stessa storia a mia suocera, dicendo che doveva pagare l'assicurazione del figlio. Fatta la solita telefonata finta di fronte a lei, di rito davanti a mia suocera, lei è salita in casa, purtroppo ha preso 100 euro e glieli ha dati. E soltanto durante la sera ha capito che aveva fatto una fesseria e che era stata truffata. Ecco, quindi questo per dirvi, e questo soltanto qualche giorno fa, insomma, per dirvi di fare davvero sempre molta, molta attenzione. E adesso cambiamo argomento, parliamo di un'iniziativa che vede coinvolta la Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera, ovvero Mare Sicuro. Vivere il mare in sicurezza, infatti, è l'obiettivo dell'operazione Mare Sicuro della Guardia Costiera. Si tratta di una serie di comportamenti per diportisti e bagnanti da mantenere, da tenere per stare appunto in sicurezza. Uscire in mare solo dopo essersi accertati del funzionamento dell'imbarcazione e del pieno di carburante, tenere a mente il numero di emergenza 1530, ma anche avere sotto mano l'elenco dei comportamenti da tenere in caso di pericolo. Queste e tante altre sono le regole base per i diportisti, a cui si aggiungono quelle per i bagnanti nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro. A parlarcene il comandante della Capitaneria di Porto di Fano. Parte la stagione estiva, quindi il livello di guardia ovviamente sulle coste si innalza e l'impegno della Guardia Costiera aumenta conseguentemente nell'ambito di quella che è l'operazione Mare Sicuro, che anche quest'anno il Comando Generale ha disposto su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i diportisti e i bagnanti, ovviamente si devono attenere a quelle che sono le disposizioni e le ordinanze vigenti e poi devono ottenere delle norme di comportamento e di buon senso, se vogliamo, che sono fondamentali per garantire un'estate serena e sicura. Vogliamo ricordarne alcune sia per i diportisti che per i bagnanti? Per i diportisti è necessario prendere il mare essendosi accertati di avere a bordo tutte le dotazioni di sicurezza in relazione al tipo di navigazione che si vuole intraprendere, di avere la quantità di carburante necessaria per la stessa navigazione e soprattutto, cosa anche molto importante, ricordare il numero blu 1530, che è un numero specifico per l'emergenza in mare, ed è fondamentale che la segnalazione dell'emergenza in mare venga ricevuta tramite il numero blu 1530 dagli stessi soccorritori, cioè dagli stessi operatori della Guardia Costiera che poi interverranno. Ci sono anche però delle attenzioni e dell'accortezza particolare per quanto riguarda i bagnanti. Per quanto riguarda i bagnanti, consiglio a tutti di andare a consultare il cosiddetto decalogo del bagnante che il Comando Generale del Corpo pubblica sul proprio sito istituzionale www.guardiacostiera.it e riporta dei consigli utili che sono, se vogliamo, anche quelli di buon senso per una sicura fruizione del mare. Qualcuno potrebbe essere il non fare il bagno subito dopo aver mangiato, non esporsi troppo tempo al sole. Insomma, questi sono i consigli davvero basilari, se vogliamo, quelli di vivere del buon senso comune. Ecco.
Sta per alzarsi il sipario sull'edizione 2014 dell'iniziativa Teatro sotto le stelle, la rassegna dialettale che si tiene alla BCC Arena. Con ben 10 commedie, le compagnie teatrali fanesi e della provincia si apprestano ad andare in scena alla BCC Arena di Tre Ponti di Fano. L'evento Teatro sotto le stelle è organizzato dall'Associazione Teatro Arena in collaborazione con la cooperativa Tre Ponti, la Fondazione Fano Solidale e il patrocinio del Comune e della provincia. Mi pare che sia assolutamente meritorio il lavoro che stanno facendo in un momento particolarmente difficile per la comunità, la spending review, la crisi. Questo è un esempio virtuoso di collaborazione di cittadini che si rimboccano le maniche, hanno l'aiuto di istituti di credito come la BCC che dà un forte impulso a opere che hanno anche una consistenza, restano sul territorio queste opere, appartengono alla comunità e in più questa rassegna dialettale è l'interpretazione di un momento di grande slancio dei cittadini che onorano Fano di una presenza molto bella, perché le associazioni sono tante, hanno interessi culturali, vanno stimolati questi interessi culturali, una rassegna di 10 appuntamenti più altro, concerti anche di altro tipo, rassegne comiche, quindi una grande ricchezza che diventa un'offerta culturale e turistica per la città. Quindi il desiderio di esserci anche in momenti in cui non si è molto ottimisti per come vanno le cose, ma di partecipare, di avere anche un'altra ricchezza, oltre a quella economica, che è quella culturale, della partecipazione, dello stare insieme, del crescere insieme. Quindi noi siamo molto orgogliosi di fare questa prima conferenza stampa su questo tema e abbiamo manifestato da subito la nostra vicinanza futura per i progetti dell'associazione stessa e della cooperativa. Il cartellone prevede un appuntamento fisso per tutti i lunedì dalle 21:15 dal 23 giugno al 18 agosto con il dialetto e la comicità. Oltre a questo ci saranno anche alcuni fuori programma. È il secondo anno che lo facciamo all'Arena BCC, cominceremo ufficialmente domenica con il Festival della Comicità organizzato dall'Associazione Amore per la Vita. Partiremo ufficialmente con la nostra rassegna dialettale lunedì 23 per terminare poi il 18 agosto. 10 lunedì intensi di risate voluti fortemente proprio per la forte partecipazione degli anni precedenti. Abbiamo toccato punte da 1300 persone, perciò con molta soddisfazione lo ripetiamo quest'anno. È uno dei principali appuntamenti di jazz nazionale. Da oltre 20 anni porta a Fano un grande pubblico. Stiamo parlando del Fano Jazz by the Sea, presentato questa mattina in conferenza stampa. Cinque concerti in programma alla Corte Malatestiana, principale sede del festival, uno al Palagei del Porto di Fano, Marina dei Cesari, e un altro alla Golena del Furlo. A contribuire a diffondere i suoni jazz per la città, anche i concerti aperitivo e tante altre iniziative. È il Fano Jazz by the Sea che si ripresenta al suo pubblico anche quest'estate, fra il 15 luglio e il 3 agosto, per la 22esima edizione. Il programma sarà un programma articolato, inizierà il 15 di luglio con un'anteprima, con Paolo Freso, che è uno dei maggiori esponenti del jazz italiano, poi si articolerà attraverso il concerto che abbiamo a Porto Marina dei Cesari, e successivamente andremo alla Golena, un altro degli appuntamenti storici da qualche anno, e dal 28 al 30 saremo alla Corte Malatestiana e finiremo poi con un post concerto il 3 di agosto con un altro grandissimo trombettista beniamino del pubblico fanese che è Fabrizio Bosso, sempre alla Corte Malatestiana. In collaborazione con alcuni locali del centro storico ma anche del mare ci saranno questi concerti aperitivo che daranno spazio appunto ai giovani musicisti locali. Poi ci saranno le attività collaterali, avremo anche la proiezione il 25 di luglio di un film girato su Paolo Freso, sempre visto che lui è il protagonista, 365, la storia di un viaggio in cui racconta poi la sua storia, la sua magica storia di musicista e di organizzatore di eventi legati al jazz, e questo al Cinema Politeama, in collaborazione col Cinema Politeama.
E poi tra le attività collaterali segnalo questa con l'Istituto Apolloni, che è un'ottima iniziativa, e loro racconteranno attraverso un reportage fotografico cosa succede dietro le quinte nell'allestimento del backstage dei concerti. E infine per tre concerti, esattamente nel concerto del 28, 29 e 30, abbiamo una collaborazione con l'Istituto Marchigiano Tutela dei Vini, e verranno appunto a fare delle degustazioni a fine concerto, quindi sarà un'occasione per degustare degli ottimi vini presentati bene dai sommelier dell'Istituto appunto Marchigiano Tutela dei Vini. Queste un po' le attività collaterali. La sottosezione diocesana dell'Unitalsi di Fano domenica prossima inaugura la nuova sede nel quartiere della Trave. Dopo aver festeggiato lo scorso anno il 75esimo anniversario di fondazione, l'Unitalsi di Fano, Fossombrone, Cagli Pergola si prepara ad inaugurare la nuova sede operativa. L'associazione, che da sempre organizza pellegrinaggi e santuari internazionali, occupandosi anche dell'assistenza e del trasporto di anziani e disabili, domenica 22 giugno in zona Trave ha il piacere di condividere con tutta la comunità questo nuovo traguardo. La nuova sede verrà inaugurata in via del Torrente numero 3, dietro la chiesetta della Trave. È un edificio dell'Istituto Sostentamento Clero che ci è stato messo a disposizione da Sua Eccellenza Monsignor Vescovo e ci siamo trasferiti dalla storica sede che era in via Arco d'Augusto, perché questa non era più idonea, diciamo, per gli ammalati, in quanto aveva delle barriere architettoniche. La nuova sede invece ha la rampa di accesso per disabili, ha degli uffici dove possiamo mantenere la privacy delle persone e abbiamo anche realizzato, con il contributo dei volontari, sia lavorativo sia economico, un bagno a norma per disabili, quindi una sede molto più accogliente e molto più funzionale. Qual è il programma previsto per domenica? Allora, ci raduneremo nel parcheggio antistante la sede alle ore 16, Sua Eccellenza Monsignor Vescovo benedirà i presenti e i locali, seguirà un piccolo concerto e un rinfresco offerto dai volontari. Quindi al termine ci sposteremo in centro per la processione cittadina del Corpus Domini, dove parteciperanno volontari ammalati. Grazie al prezioso impegno dei volontari, l'Unitalsi sta raccogliendo le iscrizioni per i pellegrinaggi regionali a Lourdes e a Loreto. Stiamo raccogliendo iscrizioni per i pellegrinaggi, il pellegrinaggio a Lourdes, che adesso è a fine luglio, e abbiamo già riempito un treno, stiamo riempendo il secondo treno e due aerei, quindi ci sono gli ultimi posti disponibili, chi vuol partecipare deve iscriversi in fretta. Poi dall'1 al 4 agosto saremo a Loreto con le ospiti di Casa Serena, che quest'anno parteciperanno in massa, 19 ragazze, due suore, alcuni volontari, con gli ospiti di Casa Penelope, sempre qui di Fano, della Comunità Protetta Maschile e anche dell'RSA Tommasello di Pesaro. E poi a settembre saremo nuovamente a Lourdes a fine settembre e la terza domenica di settembre a Cartoceto, quindi anche un pellegrinaggio locale per la chiesa locale. E nella zona artigianale di Ponte degli Alberi e Sterpeti ha preso il via il Monte Felcino Sound Festival, una manifestazione abbinata a spettacoli e all'intrattenimento. Non solo musica, ma anche artigianato, spettacolo, eventi sportivi, gastronomia e tanto altro. Tutto questo nella terza edizione del Monte Felcino Sound Festival. Le tre associazioni più importanti del territorio in cui si tiene la manifestazione, ovvero la Proloco di Montefelcino, l'Associazione Giovanile Meravi, il Gruppo Sportivo Sterpeti, ripropongono sulla base della stessa formula dello scorso anno, ma con spazi e tempi allungati, l'evento. Lo stesso si terrà nella zona artigianale di Sterpeti Ponte degli Alberi. Sono complimentato ovviamente con gli organizzatori, l'organizzazione, questi tre gruppi che compongono, diciamo, l'attività vera del comune per le manifestazioni, la Proloco, Meraville e il GS Sterpeti. Sono per noi fondamentali proprio perché danno una vitalità e danno una credibilità al nostro territorio, e ogni anno lo vediamo sempre più attivo e sempre più presente, quindi come tale anche gli espositori sono ritornati ben contenti, credo, anche delle precedenti
avuto negli anni scorsi. Quest'anno veramente 160 aziende tra sponsor e espositori, siamo veramente felici perché già dalla prima sera c'è una bella affluenza, sono tutti soddisfatti, noi per primi. Quest'anno veramente belle novità, stasera serata latina, abbiamo due zone di spettacolo, domani sera raduno Harley, poi musica per giovani e meno giovani. Il clou secondo me di quest'anno è il campionato italiano di box che viene organizzato sabato e domenica pomeriggio, il drifting con campioni come Graziano Rossi, Paolo Diana, Pianosi, quindi avremo veramente queste cose fondamentali dove abbiamo cercato di accontentare un po' tutte le fasce di età, perché questo era importante, dal più piccolo al più grande. Le associazioni, come diceva prima anche Nicola, sono il motore trainante della società, del comune e quant'altro, quindi noi diamo manovalanza per riuscire praticamente che la festa riesca il meglio possibile. Abbiamo fatto veramente due settimane di tour de force tra montaggi, spedizione e quant'altro e ci siamo riusciti. Stasera sembra che vada tutto bene, speriamo che il resto delle serate siano ancora meglio. A proposito del Montefeccino Sound Festival, vi ricordo che subito dopo la nostra sigla andrà in onda uno speciale approfondimento su questa importante iniziativa. Subito dopo invece una replica di dopo cena, mentre vi ricordo che sul canale 216 alle 21 e poi in rotazione per tutto il fine settimana andrà in onda sul canale 216 di Televoce Cristiana una nuova puntata di Abitiamo il Vangelo. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.